Domenica 4 dicembre, buongiorno, bentrovate amiche e amici bianconeri qui sul mio canale. Grazie, come sempre, doveroso, un grazie a voi che mi seguite sul canale, ai tanti commenti che lasciate sotto i video, alcuni dei quali li leggo tutti, ma alcuni dei quali li trovo anche particolarmente interessanti perché si discostano da quella che eventualmente è una mia proposta di visione, portano anche al sottoscritto un arricchimento per quella che è una visione vista da altri. E da lì ne nasce un confronto interessante. Questo è sostanzialmente l'obiettivo di una community che deve rispettare il pensiero diverso dal proprio, lo può condividere oppure può nascerne un confronto sano ed interessante. Quindi grazie sempre, continuate se non lo siete già iscritti al mio canale ad iscrivervi, azionate la campanella notifica e mettete like al contenuto in fondo alla puntata perché ovviamente tutto serve per far crescere questa community e quindi a voi un grande grazie. Il video di quest'oggi lo voglio dedicare, abbiamo parlato tanto di questioni extracampo in questi giorni, sicuramente avremo modo di tornarci sopra perché è inevitabile che usciranno tante altre situazioni da dover commentare, ma oggi dedichiamoci un pochino di più a quello che è il terreno di gioco, quantomeno l'obiettivo della Juventus che sta nascendo, che è sostanzialmente in continuità con quello del passato, ma che ripartirà molto più forte su quello che era l'obiettivo della Juventus, targata Andrea Agnelli, con a capo dell'area tecnica Federico Cherubini, in qualità di direttore sportivo, che è stato il fautore, sicuramente uno dei principali fautori della nascita della Juventus Under 23, ora Juventus Next Generation. Quindi voglio parlarvi oggi, approfondire oggi l'argomento, perché ieri vi ho confermato quanto stimati professionisti avevano già rilanciato sul web attraverso i loro profili ufficiali Twitter che Samuel Ealing Jr. ha raggiunto l'accordo fino al 30 giugno 2027 per l'estensione del proprio contratto, affidandosi così sostanzialmente al progetto che ha questa Juventus, che evidentemente ha, e ve lo confermo per informazioni confermatemi, dal diciamo come obiettivo quello di puntare da qui in avanti ancora di più sui propri giovani. Ora non cominciamo con i soliti commenti, d'accordo, ma allora come si fa con il dinosauro in panchina? Lasciamo stare ora in questo momento il discorso Massimiliano Allegri, che resterà in sella certamente fino al 30 giugno 2023, da lì in poi bisognerà vedere come si sarà piazzata la Juventus, che tipo di campionato avrà fatto la Juventus da queste 6 partite vinte consecutivamente alla ripresa, quello che ne scaturirà di qui alla fine della stagione, dopodiché la nuova dirigenza farà le proprie valutazioni e sapremo meglio quello che sarà il futuro della guida tecnica. Adesso concentriamoci su quello che invece è l'obiettivo certificato della Juventus che andrà a rinascere sostanzialmente con un nuovo consiglio di amministrazione, con nuovi consiglieri, con probabilmente un uomo forte nuovo al comando, perché in questo momento è indiscutibilmente John Elkann la figura principe del nuovo progetto Juventus, colui che dovrà dare vita al nuovo CDA, quindi inserendo tanti tecnici volti a garantire una stabilità economica, una visione futuristica senza dover necessariamente fare il passo più lungo della gamba. Quindi dimentichiamoci i discorsi fatti negli anni addietro, ovvero il prossimo Cristiano Ronaldo dovrà avere 25 anni perché molto probabilmente il prossimo Cristiano Ronaldo, stando a quelli che sono i dettami della nuova dirigenza, per volere di John Elkann e di tutti gli uomini che sono a lui attorno e di cui si sta circondando, il prossimo Ronaldo dovrà avere 18-19 anni, nel senso che bisogna crearsi i campioni in casa o eventualmente andarli a prendere a basso costo, aiutarli nello sviluppo e nella crescita per renderli altamente competitivi e soprattutto per rendere altamente competitiva la Juventus, sia sul terreno di gioco che poi da un punto di vista economico-finanziario. Quindi che cosa voglio dirvi? Che oltre al rinnovo di Samuel Ealing Jr., giocatore prelevato dal vivaio del Chelsea, portato a Torino, ha sostanzialmente accettato il prolungamento del contratto la cui firma arriverà nei prossimi giorni, al 30 giugno 2027, classe 2003. Giocatore molto importante, molto forte. Io mi sono permesso di spendere parole importanti nei suoi riguardi perché come l'ho visto entrare in campo contro il Benfica, ma anche nelle partite successive, ad esempio a Lecce, ho visto un ragazzo che ha ben oltre la propria età, ripeto, classe 2003, 19 anni,
un giocatore che mi ha dato la netta impressione di essere una spanna avanti a tutti da un punto di vista della personalità e proprio della gamba, un giocatore già pronto per vivere palcoscenici importanti. È ovvio che giocare spezzoni di partita o giocare una partita intera è completamente diverso, è ovvio che da adesso in avanti le pressioni aumenteranno e quindi bisognerà dimostrare anche di essere veramente forti di testa. Però Samuel Lini Jr. è un grande giocatore, un grande investimento per il futuro, probabilmente, auspichiamoci, possa diventare un grande giocatore. Oggi lo vedo certamente molto importante a partita in corso, in grado di spaccare le partite. Bisogna testarlo anche sul medio-lungo periodo, sulle partite da 90 minuti. Per quanto riguarda l'altra notizia importante, è quella che riguarda Gabriele Mulazzi, classe 2003, anche lui, giocatore della cantera bianconera, che ha raggiunto l'accordo con la Juventus per l'estensione del proprio contratto di 4 anni più un'opzione per il quinto. Un altro giocatore importante, nasce terzino destro, giocatore ora in grado di ricoprire tutta la fascia, è stato trasformato in un quinto, in grado di poter giocare sia a destra che a sinistra, o meglio, nasce a destra, ora potrebbe essere in grado di potersi giocare le proprie chance anche sull'out di sinistra. E poi non dimentichiamoci che la Juventus Next Generation ha altri giocatori di sicuro a venire, futuribili, su cui la Juventus sta facendo valutazioni importanti, perché lo ribadisco, la nuova linea societaria, peraltro annunciata dallo stesso Andrea Agnelli nell'incontro con Gravina, quando lo stesso Gravina spese parole importanti per il progetto Juve seconda squadra, progetto da assecondare, progetto da imitare per le altre competitor. Ecco, ci sono altri giocatori dove lì appunto Agnelli disse per il futuro dovremo crescere, allevare i futuri campioni in casa proprio per rendere sostenibile questo calcio che oggi rischia pesantemente veramente il default a causa degli alti costi di gestione, a causa di una situazione generale che è divenuta altamente insostenibile. E allora, abbracciando questa linea dallo stesso Andrea Agnelli, ora la nuova dirigenza con, ripeto, a capo John Elkann sicuramente farà di questa linea un credo assoluto. Altri giocatori importanti sono, dicevo, Tommaso Barbieri, classe 2002, e con lui Besaggio, prelevato dal Genoa, altro giocatore classe 2002 da tenere seriamente in considerazione. Poi c'è quell'Enzo Baranecea, di cui mi parlò molto bene il dottor Bosco nel corso dell'intervista che ebbi l'onore di poter realizzare per il mio blog lucagramellini.com. Altro giocatore, lui classe 2001, da tenere altamente in considerazione. Sono giocatori che potranno garantire anche la sostenibilità dei costi della prima squadra, perché lo abbiamo detto, sono giocatori allevati all'interno, potranno eventualmente garantire grandi plusvalenze, queste reali, e quindi non potremo parlare di operazioni per assestare i bilanci come si è fatto fino ad oggi. Dico parlarne, non che lo si siano fatte per forza fino ad oggi, è tutto da dimostrare, siamo sempre alle solite, non voglio ergermi a paladino della giustizia né essere giudicante di una situazione, quello lo lasciamo agli organi competenti. Peraltro lo ribadisco, la Juventus per la questione plusvalenze è stata prosciolta. Detto questo, tornando proprio al terreno di gioco, ecco, la Juve progetta il futuro cercando di rinforzarsi con i propri giocatori in casa sugli esterni. Ripeto, Mulazzi e Samuel Lini Junior hanno raggiunto l'accordo per il prolungamento del loro contratto, sotto osservazione ovviamente anche Tommaso Barbieri. E poi occhio, perché dalla Juventus Primavera ci sono due elementi che stanno scalando veramente grandi posizioni, sono tenuti altamente in considerazione e potranno essere per il prossimo futuro giocatori che abbracceranno la Juventus Next Generation e poi forse, chissà, magari un salto in prima squadra, come che sono Kenan Yıldız, classe 2005, prelevato dal vivaio del Bayern Monaco, e poi Tommaso Mancini, prelevato dal Vicenza, che dovrebbe essere aggregato per la prima volta alla Juventus Next Generation, lui classe 2004. Quindi è una Juventus davvero che sta facendo questo tipo di ragionamento, che sta lavorando forte sui propri giovani del settore giovanile, perché come vi dicevo qualche tempo fa, l'obiettivo di John Elkann e della nuova Juventus che nascerà sarà quella di avere questi giocatori del vivaio, affiancarli ai campioni della prima squadra per crescere in personalità, in conoscenza, esperienza, e poi inserire qualche colpo mirato, ma senza fare spese folli. A chi mi chiede, e chiudo, ma è vero che John Elkann sta pensando alla cessione della Juventus, posso solo dirvi che per quelle che sono le informazioni che ho reperito nei giorni scorsi, mi è stato escluso categoricamente che ci sia in questo momento preciso la volontà da parte della famiglia di lasciare la Juventus, che festeggerà quest'anno il centenario di proprietà della famiglia Agnelli,
perché è sì un giocattolo, se vogliamo definirlo così, ma è altresì un grande vanto per tutto il gruppo e quindi non c'è l'intenzione. È chiaro che in questi giorni sono forti le notizie sulla cessione da parte di John Elkann, sull'idea che qualcheduno starebbe instillando nella testa di John Elkann di cedere il giocattolo di famiglia chiamato Juventus, però credo che non ci siano sostanzialmente conferme. Se sarà, potrebbe, non lo si può certamente escludere, lo capiremo e lo vedremo nel prossimo futuro. Al momento non risulta ci sia la volontà di John Elkann di formare un CDA che porti la Juventus alla cessione nel prossimo semestre 2023. Io vi saluto, vi auguro una buona domenica, vado a vedermi la sfida importantissima di alta classifica, Victor San Marino in casa del Progresso a Bologna, e così giocando vi invito a seguire il Victor San Marino un po' come nelle simpatie ci fu il Cervia allenato da Ciccio Graziani, ecco, magari se vi può entrare nelle simpatie seguite il Victor San Marino, squadra dove gioca mio figlio, quindi vado a vedere chissà, speriamo in una promozione nel campionato di Serie D nel corso di quest'anno, per adesso è primo, e quindi scusatemi se mi sono dilungato, ma se riesco così a rendervi simpatica anche il San Marino, avrete un modo anche per condividere sempre qui sul canale qualche battuta in merito. Ci sentiamo presto, come sempre, fino alla fine, forza Juve, ciao!